Buongiorno a tutti, buongiorno cari amici. Oggi ci troviamo nel monastero delle Clarisse Cappuccine che si trovano qui a San Giovanni Rotondo. Abbiamo questo piacere di conoscere le sorelle Madre Lavinia e le sorelle che sono con noi. Pace e bene. Pace e bene, Sornaria Vittoria. Madre, oggi vogliamo ai nostri telespettatori far conoscere il vostro monastero che è il cuore di non solo di San Giovanni Rotondo, ma anche di tutta la diocesi, è un cuore che batte per tutta la Chiesa. Ecco, vogliamo chiedere un attimino come è nato questo ordine e chi è stata la fondatrice. Allora ci possiamo sedere. Grazie. Allora, il nostro ordine, noi professiamo la regola di Santa Chiara nel 1253. Poi, lungo i secoli, nel 1535, una nobildonna spagnola ha riformato l'ordine prendendo il nome di Clarisse Cappuccine, che adesso sono sparse in tutto il mondo. Questo monastero è invece nato nel 1987 ad opera di due sorelle di Morimondo, Suor Maria Grazia e Suor Maria degli Angeli, che qui veramente hanno lasciato una scia. Tanta gente ancora a San Giovanni viene su a chiedere di loro, che hanno conosciuto da vicino. E poi c'è stata una fusione con il monastero di Ferrara. Ed è andato avanti fino adesso, fino al 31 marzo del 2023. Poi è stato per alcuni mesi chiuso e al 16 gennaio del 2024, quindi un mese fa, sono arrivate otto sorelle del Messico per prendere veramente possesso di questo monastero che veramente, come dicevi tu, è il cuore della diocesi. E di San Giovanni ancora di più, insomma. E adesso queste sorelle stanno imparando l'italiano, insomma, perché sono ancora molto la liturgia, l'italiano, così. Allora, madre, infatti noi abbiamo aspettato tanto questa venuta delle sorelle, con tanta ansia, perché Ce ogni lo tanto dico. chiedevamo ma quando arriveranno e quando arriveranno? Quindi per noi è anche una grandissima gioia averle qua e ricominciare questo nuovo cammino anche con loro, no? Io vorrei sapere anche qual è la differenza tra le Clarisse di Santa Chiara e Clarisse Cappuccine, se ci puoi spiegare questa differenza. Ci provo. Allora, dicevo prima che nel 1535 questa nobildonna spagnola, la beata Maria Lorenza Longo, ha rifondato l'ordine, dando un nome Clarisse Cappuccine. La differenza sta, lei era, cioè, l'altissima povertà, e poi allora chi entrava in monastero aveva bisogno della dote, lei ha abolito la dote. E soprattutto una vita molto austera e che tutta data alla preghiera, cioè la nostra vita contemplativa è soprattutto la preghiera di intercessione, la preghiera che raggiunge veramente il mondo intero, i fratelli, quanti fratelli anche qui vengono, fratelli, sorelle, a depositare le loro sofferenze, aprirci il loro cuore. I loro I problemi, loro problemi, tantissimi proprio. Noi conosciamo veramente cosa sta succedendo nel mondo dalle persone che ci telefonano, che vengono, e questo ci spinge proprio a dare tutta la nostra vita perché il mondo conosca un po' di serenità. Siete proprio delle madri spirituali, diciamo. Questo è un Sì, vero termine delle sì, sì, sì. suore che sono qui. Alcuni ci chiedono, ma perché proprio la vita di clausura, quando c'è tantissimo da fare fuori, tantissimo bene da spargere? Ma questo bisogna entrarci nella nostra vita di clausura. È come se in questi giorni ho ricevuto una foto del nostro monastero dall'alto ed è bellissimo perché si vede proprio tutto il complesso. E così è la nostra vita.
siamo state chiamate a lasciare, a mettersi nel silenzio per vedere questo mondo, come va questo mondo. E tu devi lasciare, devi staccarti dal mondo per vedere cosa succede fuori. E Sì, è vero questo. questo ci spinge proprio a non sciupare il nostro tempo. E poi anche un'altra cosa, la vita fraterna. La vita fraterna non è sempre facile, perché ogni sorella che io avvicino è un mondo da rispettare, e da rispettare, ma anche da avvicinarsi in punta di piedi quasi. E questo ci fa capire come la diversità, come l'altro è difficile da accettare, da accogliere. E questo è la nostra vita fraterna, ci aiuta proprio in questo, a capire i fratelli fuori, tutto quello che c'è, insomma. E poi il silenzio, ecco, il silenzio è molto importante. E vediamo che fuori questo silenzio non c'è. Cioè tutti corrono, tutti si affannano, per che cosa? Cioè proprio non sanno, forse hanno paura di rientrare in se stessi, di conoscere questo silenzio, di scendere. E allora non sanno, vediamo che così sono vuoti, superficiali. C'è tanta superficialità nel mondo. Hanno paura del silenzio, ma secondo te perché hanno paura di questo silenzio? Diciamo di approfondire il proprio interiore, perché una persona ha Perché paura? hanno paura di ritrovare se stessi, perché la coscienza, se uno si ritrova in se stessa, ti dice che cosa c'è in te che non va. E questa paura, infatti, le poche volte che noi usciamo, che magari dobbiamo andare alla casa sollievo, al poliambulatorio, vediamo tutta la gente che cammina col cellulare, non sta più, non sa più, non sta più, il silenzio non proprio perché ha. Secondo me hanno paura di ritrovare se stessi. Sì, è vero Non so questo, se sì. mi sbaglio, Sì, ma no, a io noi dà penso che questa hai ragione impressione. Poi una proprio. cosa che io vedo le poche volte che vado fuori, la gente è tutta triste. Cioè, tutti è difficile vedere sorridere. E questo vuol dire che sono preoccupate, non hanno più fede, insomma. Questo non hanno più valori, perché uno può avere anche altre, ma non hanno più valori, insomma, per cui. Sì, perciò la vita di preghiera, quando uno pensa che un monastero o un istituto religioso, quando vedono le nostre case, spesse volte le persone pensano che le suore non fanno niente, stanno là sedute, pregano solo. Com'è la vostra vita? È vero questo, infatti ce lo dicono, insomma. Invece noi la nostra vita è piena, posso assicurare che la sera siamo stanche, perché oltre all'accoglienza, alla sacrestia, alla casa che è molto grande, quindi così anche la sacrestia, tutto lavare, stirare, e poi le persone che vengono, e poi la corrispondenza, e poi il telefono, è veramente tanto, tanto sì. E poi abbiamo la formazione, abbiamo i momenti anche appunto della formazione di studio, di leggere, perché dobbiamo essere anche in grado di Aggiornati, sì. saper dare una risposta a chi viene, insomma. Quindi voi come qua nel monastero che siete sempre chiusi, come dicevi, è difficile la vita anche fraterna, ma penso che è proprio questa vita fraterna che vi tiene in Vivi, piedi, sì, sì. è Questo è vero, il punto più importante. sì. Per noi, soprattutto francescane, la vita fraterna è molto importante, perché prima di tutto ci aiuta a uscire da noi stesse per accogliere l'altra, e poi ci rende liberi. Ecco, questo è molto importante, perché non ha questa libertà interiore, perché ce le diciamo le cose, e se una cosa non va ce lo diciamo, ma lì devi imparare il metodo, come fare, come rispondere, e lì c'è il dominio di se stessi, come devi dominarti per poter magari correggere la sorella, perché
Però se io la correggo in maniera nervosa, quella non serve a niente. Niente. Se invece io la amo e le dico quello che penso, però amare vuol dire uscire da me stessa. Sono la prima a correggere, allora sono io che mi devo correggere per poter correggere.